Una ragazza di 17 anni è morta in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in Corso D'Amato ad Arzano, in provincia di Napoli. A bordo delle due auto coinvolte nello scontro frontale c'erano 8 giovani, di cui 2 minori. La 17enne ha perso la vita durante il trasporto in ospedale, mentre gli altri ragazzi sono stati trasportati negli ospedali di Napoli, al Cardarelli, Frattamaggiore, Giugliano ed Acerra. Lo scontro frontale ha coinvolto una Mercedes e una Lancia, la prima guidata da un 25enne e la seconda da un 19enne. I ragazzi alla guida sono stati ricoverati con prognosi riservata, mentre altri 4 si trovano in ospedale con ferite gravi. I vigili del fuoco, giunti sul posto con i soccorsi e i carabinieri di Casoria, hanno dovuto tagliare le lamiere delle due auto, completamente distrutte dal violento impatto, per estrarre i ragazzi. Alla stazione di Angri, invece in provincia di Salerno, un altro giovane di 17 anni, intorno alle 7 di questa mattina, è rimasto gravemente ferito. Secondo gli investigatori, il ragazzo si sarebbe avvicinato troppo ai binari e sarebbe stato urtato alla testa da un treno che transitava a velocità contenuta, cadendo poi sulla banchina. Soccorso è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Gli agenti e i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltando il racconto dei testimoni. No.